Eccoci qui. Allora, abbiamo subito le immagini di Lindstrom da poter vedere insieme, quindi incominciamo a partire con Pierpaolo che ce le manda e le guardiamo insieme, questo ragazzo veramente molto molto E questo interessante. è un bel gol con un bel Questo è un volo, come vediamo, dribbling. poi sposta il pallone dal destro al sinistro, quindi grande tecnica, quindi Eccolo qua. mostra anche potenza perché riesce a partire, a resistere Ed è ad molto alta forte velocità. nella conduzione palla, guarda. Conduzione palla ad altissima velocità, sì, e poi mantiene la lucidità per questo splendido cucchiaio. Quindi questa è tecnica, potenza, un po' tutto abbinato. Qui vedete un controllo anche con il sinistro, Sì, poi qua perde palla. perde palla, però cerca, sempre bisogna vedere la velocità, Esatto. che è molto elevata, effetto alle giocate a grande velocità. Eccolo, guarda, il primo strappo, secondo me Questo questo è sì, qui importante, cambia passo il primo cambio completamente, sì. passo, secondo me è importante, proprio per questo ho preso queste immagini. Guarda come quando parte da fermo aumenta la velocità in 2 secondi, Accelera, sì, quando ancora accelera è qui. velocissimo. È un giocatore forte sicuramente che può essere collegato Questo in qui fa più posizioni ball. del campo. Qui è bravo a mantenere quella freddezza per appoggiare sul primo palo dopo un doppio dribbling a rientrare. Qui state vedendo qualche gol partendo da sinistra, però ne ha fatti Esatto, pure. qui Ecco qui parte da per esempio destra. da destra, quindi non è che c'ha un ruolo preferito. Qui mantiene la freddezza e ancora una volta scavalca il Sempre col tocco portiere. sotto. Questo era Sì, quando era al Brøndby questo invece. in Quindi, Danimarca. Questo è un guarda, gran tiro per far vedere dalla anche che distanza, è anche il un tiro da tiro da lontano, fuori. una cosa della quale abbiamo parlato tante Esatto. volte, che Napoli l'anno scorso non è riuscito a fare molti gol così. Insomma, le qualità tecniche, riassumendo, vediamo altri due gol e poi rientriamo. Qui vedete un'altra accelerazione importante, si gira su se stesso. Qualità tecniche ci sono, qualità fisiche ci sono, tatticamente si parla di un giocatore molto evoluto, che può giocare in più posizioni, ora Eccolo qua, vedi lo stretto, questo secondo me è deve solamente importantissimo. andare in campo e dimostrare con la maglia del Napoli tutte le sue qualità, che però sono, mi sembra, indiscutibili, no, Pierpaolo? Assolutamente sì, possiamo prendere anche alcuni numeri del ragazzo, se la regia ci dà una mano, che proprio per dire cosa? Per dire che è un ragazzo dotato sicuramente di un gran dribbling, questo lo scorso anno li possiamo vedere, dribbling riuscito il 44,6% per uno che ne tenta Ne di tenta molti, fatto. altissima, è Esatto, altissima. ne ha tentati 112 in 27 È presenze, altissima, è vuol molto dire alta. che ne prova praticamente 6 a partita e gliene riescono il 50% quasi, quindi sicuramente dribbling è una cosa fondamentale. Gol 7, assist 2, entra in tantissime azioni, quindi vuol dire che gli piace anche venire in basso per venire nel centro del gioco. Passaggi, l'accuratezza dei passaggi 70%, qui direi che siamo nella media, lo Gli leggiamo. attaccanti rischiano il passaggio, è sempre questa più o meno la media per gli attaccanti, non può essere quella certo dei Esatto. centrocampisti e dei difensori che hanno più campo per giocare. Se vogliamo trovare poi ovviamente il pelo nell'uovo sono i cross, vedi, ne ha provati 34 in 27 presenze, quindi davvero pochi. Ricordiamo, giocavano in un 3-4-2-1, quindi non è che partiva Non andava, largo, esatto. stava molto più stretto. Riusciti soltanto il 17,6%. Questo c'è da dire, il cross riuscito cosa vuol dire? Quando ovviamente in aria poi c'è un Arriva. compagno che la tocca e non un avversario, oppure non si spegne sul fondo in fallo laterale. Quindi da questo punto di vista, secondo me può crescere nel Napoli, che dovrà fare l'ala, dovrà mettere anche parecchi cross. Da questo punto di vista può crescere. Per il resto credo che sono tutti numeri nella Molto media, concordo. eccezione fatta per i dribbling, che invece è tra i migliori della Bundesliga, lo dicevamo anche la scorsa puntata, tra i migliori della Bundesliga, e poi è uno che ne cerca tantissimi, abbiamo visto poi nel video come strappa, e strappa molto molto bene. Sempre per quanto riguarda Lindstrom, avevo preparato anche la mappa di calore, però in questo momento non trovo. Ah no, c'era quello sulla Bundesliga, te la trovo subito. Eccola qui, la mappa di calore dello scorso anno. Sì, che Eccola qua, per far vedere cosa. gira Che molto. gira molto, esatto, perché parte sempre anche molto largo, nonostante giocasse in un 3-4-2-1, quindi è uno a cui piace allargarsi per avere più spazio, un po' come Kvaratskhelia, no? Per puntare l'uomo, che è molto simile da questo punto di vista. Lindstrom a Kvaratskhelia, gli piace molto puntare l'uomo. Questo è importante, questa mappa termica è importante per smentire un po' questa cosa che era circolata, che lui non può partire esterno. Invece, secondo me, nel Napoli partirà proprio Eh sì, eh sì. Lo esterno. faceva nell'Eintracht, in cui giocava il trequartista più Esatto, centrale, quindi qui figuriamoci semmai adesso. viceversa, partendo più largo può venire che i calciatori si muovono, come sappiamo, quindi può venire più spesso centralmente e andare poi a trovare le posizioni dove può esprimere alcune di quelle giocate che
che abbiamo visto. Vabbè, noi ci Esattamente. fermiamo qui sulla presentazione di Lindstrom, perché sennò poi si passa dalla presentazione con annotazione positiva, che mi piace perché è giusto farla, no? Perché un poco ci dobbiamo sbilanciare. Io mi sbilancio dicendo che il giocatore mi piace. Dalla presentazione con annotazione positiva si passa all'enfasi, all'euforia, che non mi piace, perché poi i Assolutamente. giocatori devono andare sul campo e lì dobbiamo poi far scattare tutto il nostro entusiasmo quando dimostrano sul campo tutte le loro qualità. Susi. Paolo, sì, un messaggio che è arrivato su WhatsApp da parte di Salvatore da Nocera Inferiore che ti chiede a proposito di Lindstrom, sarà difficile soffiare il posto da titolare a Politano almeno all'inizio? Almeno all'inizio penso un po', forse sì, perché All'inizio gioca Politano, Politano ha una secondo me. grande intesa con Osimhen, ha una grande intesa con Di Lorenzo, si muove nei sincronismi del Napoli a memoria, quindi qui in questo momento non siamo in presenza della valutazione chi è più forte, che non la voglio fare. Qualcuno può pure pensare che è più forte Lindstrom come potenzialità, no? Rispetto a Politano, però in momento forse come funzionalità è intesa con i compagni ancora per un po' si può lasciare, però io penso che verrà but subito buttato. È diverso il discorso rispetto a Nathan, no? Che è un difensore, gli Arriva da un altro automatismi qui continente, lo non è mai butti stato nel dentro, ha calcio già giocato la europeo. Questo ha Champions, giocato la Champions, ha vinto ha vinto l'Europa l'Europa League, League, ha esatto, fatto 50 presenze in Bundesliga. Direi che è uno che è già assolutamente. pronto per giocare. Andiamo al telefono. Vediamo chi c'è in linea con Ciao Paolo, noi. Luca. Luca, ciao. Buonasera. Allora, io penso che Lindstrom sia un grandissimo acquisto. Io ho visto fare anche uno stop molto difficile. E penso che sia un grandissimo acquisto e sarà praticamente un ottimo, diciamo, rinforzo per il Napoli. Per quanto riguarda il centrocampo, io ritengo che Gaetano e Dembe non siano funzionali a questa squadra, non perché non siano, diciamo, degli ottimi giocatori, ma perché Gaetano è un trequartista e siamo coperti in quella zona e Dembe è fuori dal progetto. E prenderei Lucas Torreira, di 27 anni, da Galatasaray, e te lo danno veramente per 15 milioni perché la Lazio ne ha offerti 12. Questo è un ottimo metronomo, un calciatore che ha giocato nell'Arsenal, nella Sampdoria, nella Fiorentina, cioè un ottimo calciatore per 15 milioni. Secondo me il miglior calciatore da prendere, perché Amrabat praticamente chiedono troppo, 30 milioni. Se però rientra l'affare Demme della Fiorentina, perché diciamo la Fiorentina non si è messa d'accordo con un calciatore del Wolfsburg che doveva arrivare, un centrocampista, quindi si potrebbe fare Franks. un'operazione, un conguaglio con la Fiorentina e prendere Amrabat, altrimenti praticamente io virerei su Torreira, che secondo me praticamente è un calciatore che ti dà quella sicurezza al centrocampo come dice Lobotka. Questo ti volevo dire, e il Napoli secondo me siamo fortissimi quest'anno. Grazie, forza Napoli, Grazie buona Luca, serata. ma io sono Torreira mi piace, però sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel Napoli gioca Lobotka, gioca quasi sempre Lobotka, e quando non gioca Lobotka ci ha detto Garcia che può fare con Anguissa, può fare con Caiust. E io sono più favorevole all'idea di mettere in campo uno che sta giocando in un altro ruolo e spostarlo quando manca Lobotka, che andare, come è successo l'anno scorso, a prendere il buon Demme che non giocava da 4 mesi e poi è andato in difficoltà. E Torreira, che è bravissimo, potrebbe correre lo stesso rischio, perché con Lobotka non giochi mai. E come mezzala, sinceramente, in accoppiata con Lobotka, Torreira, due mezze ali. Apro e chiudo una parentesi, marchiamo pure a uomo sui calci d'angolo, non ci possiamo permettere tutti questi bassetti per il campo. Quindi non, il giocatore mi piace, ma considerando tutto quello che ho detto, l'idea di mercato non mi sembra fattibile. Poi il passaggio di Luca, solo 15 milioni, ammesso che il Galatasaray te lo dia, ma solo 15 milioni, il Napoli è Per un classe 96, tra l'altro, non Il li Napoli non li spende. spende per un giocatore non giovanissimo, e poi è fresco fresco da investimento di 30 milioni, acquistato a Esatto. titolo definitivo Lindstrom. Io penso che se prende qualcuno a centrocampo lo prende con altre formule, Sì, prestito con diritto di con altre riscatto. Proverà a altra fare un tipologia prestito di. con diritto negli ultimi Oppure giorni. si resta su Gaetano. A proposito di Gaetano, parliamo come si chiama, dei tweet, dei contributi social di giornata, no? Contributi social di giornata, Gaetano fa un contributo social, perché Luca citava Gaetano e Demme, i contributi social che ci forniscono Gaetano e Demme oggi vanno in direzioni opposte. Quelle di Gaetano va verso la possibile permanenza, perché dice sono pronto, carico, forza Napoli, lo stiamo vedendo. Esatto, lo possiamo anche vedere con l'aiuto della regia. Il suo gol all'Inter, e poi Il suo vabbè, gol all'Inter, andiamo sopra pronto per ritornare in campo, forza Esatto, Napoli, e questo quindi è è il super contributo. Quindi carico. Gaetano probabilmente, non so se è una sua iniziativa o ha ricevuto
come penso, qualche informazione sul fatto Turesti, che poi Sì, si sì, sì, potrebbe sì. collegare anche a quello che disse Giuffredi, il suo procuratore, parlando dei numeri, che Gaetano Resta se entra nei sei, in questo momento entra nei sei. Eh sì, ma a livello numerico non ci sono Ieri sera c'è Elmas, stato proprio un Caius e colloquio Gaetano. tra Gaetano e Giuffredi e io so anche io che Gaetano comunque resta. Perché Sì, resta nei sì, sei, sì. come aveva detto, Sì. se resta come sei, l'anno scorso era il settimo e ha giocato pochissimo. Quest'anno entra nei sei. Ora, se cambiamo la parola, entra nei sei, oppure è il sesto, cambia il mondo però. Perché se entri nei sei è un discorso. Alla pari, almeno con Elmas e Caius dietro i tre titolari, Lobotka, Anguissa e Zielinski, alla pari con gli altri due, allora è un discorso. Se invece non entra nei sei, ma è il sesto, si fa un po' più complicata. Eh sì. Questo non lo possiamo dire, glielo deve dire Garcia, glielo deve dire la società, però potrebbe restare. Mentre Demme ha dato, mi sembra che ha cominciato a seguire, ecco. Esatto, sì, sempre con l'aiuto della regia lo mostriamo perché c'è stato questo occhiolino di Demme alla Fiorentina Non è che. così, si deve seguire anche il mercato, i Eh sì, giocatori. perché il giocatore ha cominciato a seguire la Fiorentina su Instagram, Quindi la quindi. trattativa c'è, poi che va in porto o Esatto, meno non lo sappiamo. la contestualizziamo un attimo, sempre con l'aiuto della grafica, perché oggi è uscita questa notizia, ve la mostriamo dai colleghi di tutto mercato web, Fiorentina Demme, ritorno di fiamma e l'alternativa a Vranx, perché il giocatore chiaramente è in uscita dal Napoli, Garcia non lo convoca neanche, la Fiorentina deve fare un centrocampista perché perderà Amrabat, che tra l'altro dovrebbe andare al Manchester United, anche se non è arrivata questa offerta ancora ufficiale. Ad ogni modo, Demme inizia a seguire la Fiorentina, e quindi un indizio proprio nel giorno in cui torna in auge il nome del centrocampista italo-tedesco per la Fiorentina. Quindi credo sia abbastanza un indizio, comunque un segnale abbastanza chiaro. Demme alla Fiorentina ci andrebbe subito. Poi non so sinceramente, Demme, cosa c'entri nel gioco d'italiano, questo è un altro paio di maniche. Vabbè. Andiamo al telefono, mi sembra abbiamo Salvatore. Sì, buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Ciao Salvatore, Ciao grazie. ragazzi. Allora, Paolo, aiutami a capire una cosa, perché forse mi è sfuggita. Ieri a Ciampino c'era l'assegnazione di un nuovo trofeo, tipo l'atterraggio più bello dell'anno. Che trofeo c'era ieri a Ciampino? Ma guardi, Salvatore, io dico una cosa, io sono un tifoso, prima di un giornalista nasco tifoso. E quindi ho fatto per tanti anni, sono il tifoso, poi ho iniziato a fare pure il giornalista. Allora, quando ho iniziato a fare il giornalista, qualche volta sono andato pure agli aeroporti per motivi professionali. Da tifoso non ci sono mai andato agli aeroporti. Io come tifoso sono andato agli stadi e ho esultato ai gol, alle parate, alle cose belle dei giocatori della mia squadra. Esultare agli aeroporti non appartiene al mio modo di vedere il tifo, però è la mia idea e quindi non critico chi la vede diversamente da me. A parte gli scherzi, allora Paolo, ti volevo chiedere, secondo me l'acquisto di Lindstrom è molto positivo, per me è fortissimo, però ahimè il Napoli si sta già mettendo avanti per la futura vendita di Kvaratskhelia, che secondo me l'anno prossimo è difficile da trattenere. Però io farei Poi. questo discorso è un discorso che può essere anche vero, però è un discorso un po' superato perché parliamo dei titolari. Allora, se va via Kvaratskhelia, il titolare diventerà Lindstrom, no? Invece oggi io imposto molto il discorso sul numerico, quindi arriva Lindstrom, quest'anno sarà nei sei attaccanti insieme a Kvaratskhelia. Dovesse, non ce l'auguriamo, andare via Kvaratskhelia, stai sicuro che ne deve arrivare un altro. Sì, no, però Numericamente parlando, non è che giustamente. ora il Napoli gli avanza Kvaratskhelia, perché è perciò è arrivato Lindstrom e adesso Kvaratskhelia avanza. Ecco, questo voglio dire. Consideriamo prima il dato numerico: abbiamo sei Sì, attaccanti. sì, sì, sì. Un No, io mi domani riferivo al fatto che va che via Lindstrom è un. Kvaratskhelia, c'è Lindstrom, ma devi prendere comunque un altro. No, sicuramente, ma io mi riferivo al fatto che Lindstrom è un co-titolare per me. Per me non è una riserva. Per me è un dodicesimo, cioè è un titolare, capito? Solo per questo. Sì, ho Poi capito, mezzo però qui stiamo annata. parlando ora di, in questo momento, in attesa di valutare Lindstrom, bene, di capire se Lindstrom, io chiedo scusa a due giocatori che a me piacciono molto, Politano e Raspadori, però Kvaratskhelia è una cosa, Politano e Raspadori sono un'altra cosa. Ora io mi auguro che noi Lindstrom lo possiamo mettere accoppiato a Kvaratskhelia e non nel gruppetto con Politano e Raspadori, sarebbe un salto in avanti per il Napoli. Però pure se dovessimo metterlo nel gruppetto con Politano e Raspadori, sempre bene.
Sarebbe, intendiamoci. Non so se sono stato chiaro nell'esprimere la mia idea. Certo, se è un uovo che va alla Schelia, siamo a cavallo. Perfetto. Paolo, in merito a Nathan, invece, io non sono critico, anzi, perché per me lo scouting ha l'occhio lungo. Però il mio ragionamento è questo qua. Siccome hanno speso poco, no? Hanno speso 12 milioni, perché non comprarne due da 12 milioni in modo tale che uno, magari, cioè abbiamo più probabilità che uno esce buono, hai capito? Tutto qua. Non lo so, poi bisogna vedere lì anche un problema di liste e tutto, quindi bisogna capire bene perché poi non vai a prendere, perché poi dopo arrivi a 24, 25, 26 in organico, si ragiona sui 22 e si tiene semmai qualche altro giocatore, poi vedremo venerdì, lo facciamo sto discorso. Grazie Salvatore. Venerdì facciamo il discorso completo, per poi quando possiamo capire pure, per esempio alla luce di quello che starebbe per succedere, se non entra più nessuno e resta Gaetano ed esce Demme, resta Zerbin, noi saremmo a 23, se restano Colisa, Cozza ed Adga saremmo a 24 e 25, sì. Quindi bisogna fare poi... Faremo poi ovviamente il classico venerdì, gioco delle coppie, faremo il bilancio completo. Venerdì possiamo fare un discorso più preciso. Anche perché ripetiamo, il mercato finisce alle 20, quindi noi andiamo in diretta a quell'ora, siamo perfetti. Susi. Sì Paolo, ti leggo un messaggio da parte di Domenico che ci segue su Facebook e ti scrive: che Lazio troveremo sabato sera al Maradona? Io sono preoccupato, Sarri già ci ha battuto l'anno scorso. Ma Sarri ci ha battuto l'anno scorso e non è stata una partita memorabile, non è stata una partita sarriana. Neanche lui sarà contento di quello che aveva visto. Insomma. Tutti dietro, è andata così perché doveva andare così quella sera. Va sempre ricordato quello che era il momento, adesso ci ricordiamo che abbiamo perso quella partita. In quel momento il Napoli era sicuro di aver ormai vinto il campionato e si avvicinavano le partite Champions. Se sì, non era il primo marzo. Era il primo marzo, quindi la testa inevitabilmente incominciò ad andare a quelle due partite col Milan, poi sono andate come sono andate. Quindi io ho attribuito quella sconfitta molto a un leggero... La settimana successiva si giocava con l'Eintracht in ritorno. Quindi, con l'Eintracht, quindi io ho attribuito quella sconfitta molto al calo di tensione sì, c'era la Champions per l'enorme vantaggio maturato e non come molti altri attribuirono quella vittoria della Lazio a una strategia tattica innovativa di Sarri che aveva trovato il modo di bloccare il Napoli e poi ogni volta che il Napoli faceva un po' fatica, visto, Sarri ha fatto vedere come si blocca il Napoli, invece non ha fatto altro Sarri che quello che hanno fatto tanti altri allenatori, ma quando il Napoli l'anno scorso è riuscito a mettere le marce alte non è servito a niente. Quindi la partita è difficile perché sono tutte quante difficili, perché la Lazio ha qualità importanti in questo momento, più qualità individuali che il gioco d'assieme sarriano non si sviluppa tanto. Però io la prima partita l'ho vista e nel secondo tempo è stato un disastro quella con il Lecce. La seconda partita non l'ho vista, anche perché era in contemporanea con Napoli, sì. Quindi ho visto solo gli highlights, però hanno prodotto un bel numero di occasioni e poi dopo l'hanno persa, però hanno prodotto comunque. Ma pure con Lecce è la prima pure partita. Con Lecce. Il secondo tempo è stato, sì. Brutto, ma il primo tempo potevano chiuderla subito. Tra l'altro quindi, poco prima di prendere il gol Falcone fa un paratone. Quindi la Lazio poteva tranquillamente avere 4 punti, esatto, invece di 0 che c'ha. Poi è andata così e sabato sarà una partita che comunque incomincia senza, secondo me, un grande condizionamento tattico a causa del condizionamento psicologico derivante dal 6 punti noi e 0 punti loro. Non credo, credo che faranno la loro partita normale Napoli e Lazio, non è che a questo punto del campionato ti puoi condizionare molto perché una le ha vinte due e una le ha perse due. Susi. Sì, Paolo chiede Mary da Napoli, secondo te se resta Gaetano e Demme va fuori rosa, il Napoli ha un numero sufficiente di centrocampisti per affrontare al meglio le due competizioni? Ma come numero sì, come numero ci siamo. Siamo a 6 centrocampisti, cioè, qualche volta potrà andarci l'Indus, qualche volta potrà andarci sì. Raspadori, qualche volta, anche se secondo me sono nei minuti finali, Ostigard, come ci ha fatto già vedere Garcia. Quindi numericamente saremmo completi, saremmo intorno, ripeto, vediamo venerdì, ma dovremmo arrivare 22 tranquillamente, ma pure 23, 24 e 25 forse. Numericamente ci siamo. Qualitativamente, se facciamo il salto in avanti anche a centrocampo, come qualcuno sperava, però è stata fatta sta scelta, il mercato ci ha portato a non prendere più Gabriele, a prendere Lindstrom, speriamo che sia stato, come spesso capita nel mercato, sia stata una delusione di mercato che ha aperto le porte a una cosa positiva, perché a volte così succede, perché parliamoci chiaro ragazzi, se veniva Gabri Vega col cavolo che prendevamo Lindstrom, certo, esatto. Era impossibile, non per una questione tattica, ma per una questione proprio economica, indipendentemente da Lozano che
sta per andare, ma non è al ancora, PSV. Non c'è ancora l'accordo non è ancora definitivo col definito. PSV, però alla fine dovrebbe farsi perché lui è aperto Sì. alla destinazione, quindi si farà, dovrebbe farsi anche perché il Napoli poi ha preso Lindstrom e lo vuole cedere assolutamente Certo. Lozano, quindi magari non ricaverà i 15-18 che vuole, però magari a 12 la chiude, Cioè, l'ingaggio ecco. esce Eh l'ingaggio sì. pesante. Salvatore, buonasera. Ciao Buonasera. Salvatore, buonasera, Volevo prego. Ciao, ciao a tutti. Volevo chiedere, siccome il Napoli ha 10 undicesimi della rosa dell'anno scorso, Sì. però quello che mi Della rosa, preme della formazione titolare, dici? sì, la rosa titolare, perché vabbè, La squadra oltre titolare, alla esatto, sì. Quando si parla di rosa si parla della dell'organico, formazione della squadra titolare, sì. allora, sapendo già che al 99% Kim sarebbe andato via, non sarebbe stato più opportuno anticiparci un poco nell'acquisto di un centrale? Che secondo me, Juan Jesus non credo che sia all'altezza delle varie competizioni, perché lui ci mette tutto l'impegno possibile e immaginabile, però io non lo vedo come sostituto, ecco. Questo è il mio Ma parere. Poi, allora, se Nathan non dimostra tutte le qualità che potrebbe avere, che ha secondo me questo ragazzo, se non le riesce a dimostrare, perché ragazzi, qui stiamo parlando di una settimana, di un mese, di 2 mesi o forse anche di un anno, che poi può darsi che tra un anno scopriremo che è fortissimo, però il primo anno ancora non lo riesce a dimostrare. Quindi io credo che il Napoli per appunto. prenderlo avrà visto le qualità. Però la tua domanda è corretta, la tua domanda non è su quando sarà pronto Nathan, ma se in attesa di Nathan con uno Juan Jesus noi facciamo un passo indietro rispetto a Kim. E io ti devo rispondere probabilmente sì, ti devo rispondere probabilmente sì, alla È luce di quello questo che ci ha detto il che mi campo fa. l'anno scorso. Con tutta la stima per Juan Jesus, io ti devo rispondere probabilmente sì. Giustamente, questo è quello che Non si poteva fare mi prima la preoccupa domanda, un questa po'. domanda qui, la sensazione che abbiamo qui dall'esterno è che si poteva fare prima, poi caso per caso. Operazione di mercato per un difensore, per operazione di mercato per un difensore, quali difficoltà il Napoli ha incontrato e perché non ha chiuso prima? Diventa difficile dirlo. Cioè, probabilmente il problema è stato proprio l'eccesso delle valutazioni, dei cartellini di alcuni giocatori che, sapendo che il Napoli doveva prenderlo a tutti i costi, per me avevano esagerato, ti dico la verità, perché per Kilman, per Danso. Le quotazioni che erano quelle che abbiamo letto, no, per Paolo, mi sembravano esagerate, Oltre i sinceramente. 30 milioni per ognuno di Per loro. giocatori buoni ma non fenomeni, mi sembravano un po' esagerate. Ok, e Grazie un'altra Salvatore, grazie cosa, assai. solamente un'altra cosa posso chiedere Sì. per quanto riguarda le assenze che ci saranno per la Coppa d'Africa, che Sì. cosa, come possiamo tamponare secondo voi? Vanno bene gli Grazie, acquisti? grazie. Ah, molto semplice questa qui, non è molto difficile. Houston, chissà, Simeone per Osimhen. Susi. Paolo, ti leggo un messaggio di Vittorio che ti scrive: il Napoli di Garcia, secondo me, è ancora più imprevedibile di quello di Spalletti per vari motivi. Io vorrei aspettare su, è diverso, verticalizza di più. Di Lorenzo faceva una cosa, ma ne fa un'altra. Lobotka che è meno coinvolto, tutte queste cose che sto sentendo. Io non voglio dire che sono sbagliate, non voglio avventurarmi in polemiche con quelli che le stanno dicendo. Lobotka verrà tagliato fuori dal gioco perché si verticalizza troppo. Di Lorenzo fa benissimo, però fa più l'attaccante, mentre l'anno scorso veniva più dentro come centrocampista. Vogliamo stare un attimo calmi e aspettare la terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, decima partita? O dobbiamo sparare, non so per quale motivo, le sentenze definitive dopo 2 partite? Se volete fare, se volete sparare sentenze definitive dopo 2 partite, fatele. Io sono prudente. Io oggi ho detto una cosa che ripeto qui. L'ho detto in radio, la ripeto qui in televisione. Per me, nelle prime 2 giornate di Garcia ho visto meno differenze con Spalletti 2, secondo anno, rispetto a quelle che invece notai nelle prime giornate di Spalletti 2 rispetto, sapete a chi? A Spalletti 1. Cioè si somigliava meno Spalletti del secondo anno con Spalletti del primo anno che Garcia di quest'anno con Spalletti. Questa è la mia idea. Alcuni numeri che mi ha dato anche per Paolo lunedì lo confermano, però se un Esatto. secondo fa ho detto,
stiamoci calmi, non spariamo ancora, pure su questi numeri, li diamo e li memorizziamo e ci stiamo calmi in attesa di più partite per avere poi degli elementi, faremo più possesso, meno possesso, facciamolo dopo 10 partite. Sì, ma noi lo faremo tutti i Lo lunedì facciamo tutti i giorni come cronaca, poi per un approfondimento di opinione, penso che se aspettiamo 10 giornate rischiamo di dire meno cavolate. Esatto, noi vi promettiamo che ogni volta faremo il raffronto con la E stessa questo si partita fa. dell'anno scorso. Quindi poi dopo 5, 6, 8, 10 partite potremo ovviamente fare un bilancio neanche definitivo, poi No, un primo neanche. bilancio, ecco. Andiamo da Luciano. Buonasera, Ciao, sono Luciano da ciao. San Giuseppe, Vesuviano. Ciao, Io buonasera. volevo dirle, se ricordate pure Koulibaly quando è arrivato, abbiamo dovuto aspettare un bel po' prima che abbiamo scoperto che era un campione. Per quanto Il primo riguarda anno Zlatan, secondo addirittura, te va direi, aggiustato? Il primo Sì, anno, primo quasi tutto anno, il primo all'inizio anno. dicevo. Sì, dicevano che era un bidone, invece poi si è dimostrato il campione che è. Poi Me la vorrei, ricordo, non me la diciamo. posso mai dimenticare che un giornalista, ma non mi ricordo il nome l'ho rimosso, Sì, ma sto giornalista scrisse il peggior acquisto dell'intero mercato, Koulibaly. mi ricordo Sempre perché si bene, deve sì. esagerare, ecco. Quindi io direi di aspettare Nathan, che secondo me comunque sarà un buonissimo acquisto. E poi volevo, diciamo, lanciare un'idea, però diciamo un po' provocatoria, perché se secondo lei Bonucci non potrebbe essere utile al Napoli, anche se diciamo, è molto antipatico ai tifosi del Napoli, Non è un fatto di però. antipatia, sull'antipatia, credimi, sull'antipatia che è una valutazione del tutto soggettiva, a molti tifosi del Napoli non sta simpatico, però è una valutazione soggettiva, ma ci possiamo pure passare, perché poi se arriva e gioca bene. Certo, Io l'ho certo, certo. visto in un decadimento tecnico, atletico, tattico, terrificante nelle ultime stagioni, proprio. Era una palla al piede per la Juventus. Cioè, la Juventus quest'anno si è rinforzata perché non c'ha più Bonucci, secondo me. Quindi prendere un giocatore che ha avuto un crollo verticale come rendimento mi sembra un Potrebbe errore. trovare nuovi stimoli Ma là non si tratta di l'esperienza stimoli, che ha. là si tratta che è proprio Avanti finita con un po' la l'età. birra, finita la benzina, Ho ma capito. soprattutto è finita la possibilità di giocare in un contesto molto protettivo. E quando dico molto protettivo, non mi riferisco solamente al modo di giocare che è stato permesso alla Juventus per tanti anni, ma mi riferisco anche ai compagni che gli stavano vicino, che coprivano molte sue lacune, Barzagli, Chiellini, per come riuscivano nelle marcature, erano veramente una grande risorsa per chi doveva fare il centrale in mezzo a quei due, ora parlando solo Ho del capito. fatto calcistico e non parlando di tutto il resto. Di tutto il resto, ho capito. Io sono molto fiducioso comunque, è una squadra fortissima e ben allenata pure, la Grazie, penso. grazie assai. Tra l'altro sono Ok, in questa ricerca del difensore, Bonucci per me è bocciatissimo, è uscito anche Boateng l'anno scorso, poche partite, sempre infortunato, ingaggio proprio un profilo alto. non da Napoli, 4 milioni e mezzo di ingaggio. Nell'ansia di sparare nomi è uscito anche Sergio Ramos, 15 milioni di ingaggio, anche lui negli ultimi anni più infortunato. Ecco, ragazzi, questi giocatori il Napoli non li prende. Ragazzi, questi giocatori in Napoli non li prende e fa bene, perché i nomi non servono a niente. Susi. Paolo, sì, ti leggo un messaggio sempre in merito all'acquisto di Lindstrom da parte di Biagio, che dice: Ho visto i video che avete trasmesso e si vede che Lindstrom ha talento, però sembra più un contropiedista che un giocatore d'azione corale. Sappiamo bene che le ripartenze non sono il punto forte del Napoli. Sbaglio? Un po' sbagli, perché innanzitutto ha fatto anche gol contro la difesa schierata, ma poi c'è da dire che è molto bravo nello stretto tecnicamente, abbiamo visto dribbling, quindi non vedo che problema può No, poi è avere. uno a cui piace stare anche Proprio la sul statistica che mi polso. dà Pierpaolo, che fa 3-4 dribbling a partita, è una statistica da spazi stretti se la vogliamo Ecco, esatto. inquadrare. E poi non è vero nemmeno tanto che il Napoli non è una squadra di ripartenza. Il Napoli già l'anno scorso ha fatto molti gol con Kvaratskhelia, con lo stesso Elmas qualche volta, con Osimhen non ne parliamo nemmeno, riguadagnando la palla e ripartendo. Quindi no, secondo me no, secondo me è proprio adatto a come giochiamo noi. Come giochiamo noi è la domanda. E
come giochiamo noi ragazzi non vi scervellate, perché noi giochiamo un po' quello, un po' quello, un po' quello e un po' quello. Volete per forza etichettare il Napoli, molti stanno cercando di etichettare il Napoli, è più verticale, contropiedista, è più palleggio, è più cosa. Il Napoli ha fatto un po' tutto, ma quest'anno ha fatto un po' tutto. No, l'ha fatto l'anno scorso. Perché l'ha fatto l'anno scorso? Perché se no non faceva 90 punti, se non aveva tutte queste qualità messe Se insieme. soluzioni diverse, ovviamente. Poi Questa la vuoi qualcuno. fare vedere, per favore? Sì, se la regia ci dà una mano, mostriamo subito perché l'ho fatto adesso in diretta. Gioco delle coppie per. Innanzitutto ti voglio fare una domanda bruciapelo, ma continui poi alla fine accettato, resta come Sì, terzo. resta come terzo. Va Resta bene. come terzo. Dovrebbe restare come terzo. Quindi questo è il gioco delle coppie. Meret, Gollini, Contini in porta, Di Lorenzo e Zanoli, Rachmani, Østergaard, Nathan, Juan Jesus, Mario Rui, Oliver. E su questo non Non ci ci sono sono. dubbi, non dovrebbe arrivare più nessuno. Zanoli non succede nulla? Zanoli non succede nulla, no, resta, alla fine resta. Almeno Te per l'hai 6 mesi. Non si detto? sa. Ah, Non si vai. sa. Però il problema è che il Verona non te lo dà più Faraoni. Non si sa. Questo, neanche Non si sa questo. Non si nemmeno. sa. Vabbè, Aspettiamo perché diciamo. abbiamo ancora altri 2 giorni Susi di lascia aperta la mercato. vista a Zanoli fuori da Io Faraoni lascio, dentro. esatto, la lascio ancora Io non aperta lo questa so, non pista. mi schiero né con Pierpaolo né con Susi, do la mia opinione, non vi do la notizia di mercato, i mercatisti sono loro, i mercanti sono I loro. mercenari. Io invece vi do la mia opinione, più nobile il mio ruolo. La mia opinione è che Zanoli sicuramente in prospettiva è molto più forte. Io lo farei però sto scambio. Pure Vi dico la verità, lo farei perché il ragazzo non è quest'anno, è per i prossimi anni che rischia di rimanere bloccato dietro a Di Lorenzo. E allora alla fine prendiamo uno che se ne sta bello, tranquillo, che ha più esperienza. Questa è la mia idea. Poi il Napoli si è impuntato, a dispetto di quello che vorrebbe Zanoli, il suo procuratore, per trattenerlo, deve valutare da qui a gennaio che cosa succede, perché poi se non gioca, nemmeno gioca pochi minuti da qui a gennaio, questo è un discorso che si ripropone a gennaio. Scusa che ti ho Esattamente, interrotto. no, giusto così, giusto così. A centrocampo il discorso invece è un pochino in evoluzione, chiaramente. Andiamo sempre sul PC. Zielinski ed Elmas sono le 2 mezzali sinistre. Lobotka, Kajust e Dem, l'ho messo un asterisco Dem perché alla fine dovrebbe partire fuori dai Sì. piani. Anguissa, Gaetano e Colisacù. Ovviamente ci va anche Kajust qui, però l'ho messo come vice Sì, Lobotka. ah, poi Gaetano lo puoi mettere più da là che da là e Caiusso lo puoi mettere più al posto di Gaetano e Gaetano più al terzo vicino a Zielinski Vicino e ed Elmas Elmas, sì, come caratteristiche se esatto. vogliamo, però la ricostruzione è corretta Qui. e su Colisacù non so che si sta decidendo sinceramente No, neanche io ho notizie su Colisacù, e nemmeno anzi. su Zedadega che non hai messo No, in nessun. Zedatka sta sotto come ultimo. Comunque sì, c'è anche Zedatka in questo gruppetto. Mentre in attacco Kvara, Lindstrom e Zerbin sulla fascia sinistra, C'è anche se Lindstrom Zerbin. va anche a destra. Chiaramente Zerbin dovrebbe rimanere alla fine, almeno così io ho scritto a Valcareggi qualche giorno fa che mi diceva che alla fine dovrebbe rimanere. Osimhen, Simeone, Valcareggi è l'agente. Osimhen, Simeone, centravanti, Politano, Raspadori dall'altro lato con Lindstrom che chiaramente può giocare sia di qua che di là, un po' come abbiamo visto fare anche Sì, a tutto Lozano. preciso, aggiungo solo perché poi la gente vuole sapere tutto di tutti, quindi non parliamo solo di Lindstrom, di Osimhen, ma parliamo pure di Zerbin. Zerbin è un ragazzo che è piaciuto anche quando l'ha schierato mezzala, lo ha detto proprio in una fine partita, Garcia, quindi potrebbe anche essere lui un settimo da là e un settimo da là, perché Esattamente. poi anche l'anno scorso eravamo 25. Susi. Sì, stavo leggendo un messaggio di Gianfranco. Con la difesa che migliora ci preoccuperemo meno del super centrale. Devono allenarsi tutti a tirare i rigori. E questa mi sembra un po' una frecciatina per rigore tirato da Raspadori. Sì, allora ragazzi, il Napoli probabilmente ne avrà molti di rigori, quindi il problema incredibilmente l'anno scorso non si è quasi mai materializzato in nulla di determinante, li abbiamo sbagliati, abbiamo vinto lo stesso le partite, resta un piccolo punto interrogativo su quello sbagliato contro il Milan che ci avrebbe portato al pareggio, quanti Quello di minuti prima? Quara, quello di Quara Schelia, no? Quanti minuti prima avremmo pareggiato? Non ricordo Però erano a 10 esattamente. minuti in più e quindi Sì. c'era la possibilità di fare poi più minuti per fare il 2-1 e andare ai supplementari. Questa è l'unica cosa che qui comunque bisogna batterli meglio. L'anno scorso ne abbiamo sbagliati troppi noi, però si stanno parando più rigori proprio in totale, non è una caratteristica solo del Napoli. Io sono per farli tirare Osimhen e ho spiegato perché tanto lui non viene. Diciamo, non è proprio il tipo che viene, si abbatte psicologicamente. Se sbagli il rigore, l'azione dopo sta uguale.
Invece gli altri, per esempio Raspadori non stava giocando, però Raspadori l'ho visto che ha avvertito il colpo del rigore sbagliato. Sergio, ciao. Buonasera, dottor De Eugenio. Io sono perfettamente d'accordo con lei. Come si fa da tifosi napoletani a dire che è buono per noi Bonucci? Bonucci, un calciatore finito, ma già da qualche Vabbè, anno, non da adesso. una domanda ha fatto E l'amico di prima. lei è stato esplicito, esplicito. Sì. Ma poi un'altra cosa, dalla Juventus io non comprerei, manco gratis prenderei il giocatore. Ho capito, Poi è una un'altra cosa, dottor posizione. Giacchetti, vorrei un suo Prego. giudizio tecnico. Secondo lei, questo Nathan è veramente un ragazzo che può avere un futuro o no? Ma tecnicamente mi sa di sì. Poi si devono combinare mille cose affinché un giocatore possa affermarsi in una nuova realtà, totalmente nuova realtà. Cioè, guarda, credimi che ce ne stanno tanti di giocatori brasiliani che sono arrivati qui. Perché di grande qualità, come secondo me anche Nathan di grande qualità, ma poi non sono riuscito ad affermare. Cioè, non è così facile come per un calciatore europeo o anche forse per gli africani imporsi in Europa. I sudamericani a volte si ha un po' di scetticismo sui sudamericani perché ti riescono benissimo, ma certe volte ci sono dei flop clamorosi sui sudamericani, anche e soprattutto nei ruoli difensivi, non sempre riesce tutto bene. Però noi ci auguriamo, vista le qualità del ragazzo, che questo sia uno dei casi che vada a finire tutto bene. Secondo lei, dottore, ci manca un buon difensore ancora, un centrale, o sta bene così? No, e dobbiamo. Se non siamo in grado di dare una risposta definitiva, non su quanto è bravo, ma da quando sarà pronto Nathan, facciamo fatica a rispondere a questa seconda tua domanda. Grazie, Sergio. Ho capito. Grazie a te, grazie, ciao. Grazie davvero. Susi. Sì, Paolo, Carmine invece scrive: ci stiamo preoccupando giustamente dei rigori, ma le punizioni? Le punizioni, pure se è un discorso generale che si segna proprio meno su punizione, devo dire la verità. Ora non lo so, sinceramente, se Lindstrom è uno che le batte, ammetto la mia ignoranza, non lo so, visto No, che c'è un bel tiro da fuori, nell'Eintracht non le batteva lui. nell'Anak non le batteva. Poi magari le batte in generale, Poi però l'Eintracht non vediamo, era il primo tiratore sicuramente. qui nel Napoli potremmo pure ricorrere alla soluzione di appoggiarlo e fare tirare forte Osimhen. Non è detto che dobbiamo fare il tiro per forza a giro, che oramai con le barriere che si sono alzate è diventato un po' più difficile fare gol. Vediamo, speriamo di metterne qualcuna dentro. Certo, dall'addio di Insigne e Mertens abbiamo fatto più fatica in questo dettaglio tecnico delle partite. Comunque mi ha dato un messaggio anch'io Per me? per la questione Zanoli Faraoni e mi sa che davvero non è proprio chiusa, cioè si potrebbe ancora fare, si può ancora fare perché il Verona ha Terracciano e tra l'altro negli Ha ultimi comprato Terracciani, ha ha comprato pure preso un altro giocatore ade straniero, un altro adesso ha esterno. preso Chachua Chachua, bravo, non mi ricordavo il nome, ma in questo sapevo che aveva momento preso. proprio fumata bianca per bisogna attendere Chachua. l'ultimo giorno Faraoni prima di sarebbe parlare. libero. Sì. Quindi staremo a vedere nei prossimi 2 giorni Poi, cosa diciamo, Zanoni accadrà, dove ma andrebbe? Zanoli dovrebbe andare, immagino, al Genoa. Al Genoa. Immagino al Genoa. Cioè, l'ultima pista più calda era il Genoa, perché poi c'era lo Sporting, ma lo Sì. Sporting ormai Però Faraoni si non può lo prende più, ha liberare, l'ho preso notato pure io Fresneda proprio che hanno oggi. preso un altro esterno e la partita ha giocato titolare. Tra l'altro è stato lui che ha fatto il tiro che ha respinto Rui Sì, Patrizio e poi ha segnato sì, sì, sì. Duda. Terracciano ha giocato titolare. Quindi Susi Fiorillo guadagna punti come esperta di mercato. Lo Questa mi scopriremo sembra a breve. la notizia di serata. Non sia mai va via Zanoli, arriva Faraoni. Dobbiamo fare un'apertura proprio con te. Esatto, rientro l'esperta di mercato del Napoli su Telecapri. Vabbè, noi siamo contentissimi di fare questo. Allora venerdì Pierpaolo. devi venire per forza, non puoi più esimerti. Venerdì è primo settembre, Venerdì è ok, primo allora venerdì ci sono, lo settembre. dico. Ah, vabbè, io te l'ho chiesto, come lo dici in diretta, che Hai dici? visto? Confermato. Allora, con questa formazione ci vedremo venerdì. Domani saremo con altri due amici, saremo con Guido Gaglione e saremo con Anna Maria Minichino, che ha cominciato a partecipare alla nostra trasmissione in ritiro di Di Maro, e la ritroviamo domani sera. Tra l'altro, anche per fare una parentesi, lei è pallavolista, gioca in Serie C a pallavolo, per fare una parentesi sulla pallavolo, che è uno degli sport Sì. che in questo Eh momento, sì, giocano sia i maschi che le dei donne, quali quindi, e più si si va sempre parla. avanti. Però la facciamo breve la parentesi, amici appassionati di pallavolo, la facciamo breve innanzitutto perché la nostra trasmissione è sul calcio, poi la trasmissione nostra è sul Napoli, poi
Poi la trasmissione nostra, se deve fare una digressione su altri sport, visto che comando io, si parla di basket, sì. Prima della pallavolo. Tra l'altro ci sono i corsi mondiali di basket, quindi perché non fare una parentesi anche esatto. Sul basket, che gioca tra l'altro proprio venerdì. Venerdì, esatto, cioè Italia-Serbia, tra l'altro. Sì. E poi Porto Rico. Decisiva, diciamo, perché se mai vincono la Serbia e vince anche la Repubblica Dominicana. Buonanotte ai quarti di finale. Infatti mi permetto di contestare la formula, tu dici ma guarda ma questo dove si va a avventurare? Ma di chi? Il fatto del punto per la sconfitta. No, voi il punto per la sconfitta, ma voi fate la formula che si portano i punti del primo girone, nel secondo girone ci portiamo i punti, fate la prima giornata, fate giocare tutte e due le più forti, quelle che già si portano i punti, con le più deboli. Se vincono le due più forti, la terza giornata ci andiamo a fare delle partite, dei mondiali perfettamente inutili. Che ci voleva? Io perché a volte rimango veramente spaventato dalla stupidità di alcune formule, ma ti rendono conto che rischiano di avere zero spettatori, 7-8 partite inutili al terzo turno, bastava invertire le due gare. Vabbè. Michele, ciao. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo fare due domande. Incomincio con la prima, se era possibile. Allora, la prima mi piace questa nuova posizione dato Garcia a Kvaratskhelia, con questa incursione centrale ripetuta più volte, però sulla sinistra poi non c'è nessuno che va a occupare. Dobbiamo aspettare, perché quanti minuti ha giocato Kvaratskhelia con Garcia fino a mo? 20 sì, minuti. Ma su 20 minuti io ho detto non tiriamo conclusioni su due partite, non tiriamo conclusioni su 20 minuti. Kvaratskhelia l'hai visto che si è andato ad accentrare, ha fatto quella grande giocata dall'assist a Di Lorenzo, ma mica l'anno scorso non lo faceva mai. Quindi io non parlerei di nuova posizione. Però già iniziando così, direttamente con Garcia che l'ha spostato da quella posizione che era la sua classica, però i giocatori si possono muovere, pure l'anno scorso qualche volta lo faceva. Sì. E la seconda veloce è quella di Bagni, in cui si vede Kvara, se la regia ci aiuta, si vede Kvara che è il 77, che comunque come posizione media, eccolo qui dove ecco, guarda, il cursore. Allora, vedi, per esempio la posizione media, cioè significa dove stava il giocatore, sì. È stata al suo posto regolarmente. Poi se in una singola azione se n'è andato lì, è normale, no? I giocatori si muovono sul campo, però vedi come posizione media non c'è nessuna. Ecco, questo è in possesso palla proprio, quindi vuol dire proprio quando il Napoli questo costruisce. Questo è in possesso palla, lui sta lì in ampiezza e poi stringe un po' la posizione come è normale che sia. Va bene, poi si è spostato. Poi una veloce su quello che ha detto Salvatore Bagni, quando riguarda questo calciatore nuovo arrivato, Lindstrom, che non è né Osimhen né Politano né Lozano. Politano né Lozano. Ma bravura, nessun diciamo. Calciatore è il sosia sputato di nessun altro, ognuno ha le sue caratteristiche. Il calcio moderno, ognuno si può andare a cercare la posizione, quindi. Io credo che non si gioca più col 7, con l'11, con l'8 e col 10 e col 9. No, questo no, però diciamo, e quindi lui può partire tranquillamente. Cioè, noi se ricorriamo alla vecchia definizione di ala, allora non è la classica ala. Però incomincio adesso, finisco domani mattina, l'elenco di giocatori che giocano esterni d'attacco che non sono ali pure, oramai nel calcio moderno, con grandi risultati. Quindi oramai in tutte le squadre dove non c'è il trequartista, quanti originariamente trequartisti sono stati dirottati sull'esterno e poi stringono la posizione. Uno su tutti che gioca anche a destra, che Valverde, ad esempio, del Real Valverde, ma noi abbiamo avuto a Napoli Insigne per tanti anni fare l'esterno d'attacco. Non mi dite che era un'ala Insigne, che teneva lo spunto in velocità lungo la fascia, veniva sempre dentro il campo. Quindi è un ruolo da interpretare, esatto. Molti oramai lo interpretano così, anche per lasciare spazio agli inserimenti degli esterni, delle mezze ali. Si muovono molto i triangoli, le catene sulle fasce. Grazie assai. Grazie, un saluto ai miei nipotini Antonio e Daniele, grazie, li salutiamo. Susi. Sì, Paolo, leggo questa considerazione di Giuseppe da Cardito che dice: il Napoli senza Giuntoli fa i colpi alla Giuntoli, che Giuntoli non fa alla Juve. Allora, Giuntoli, un sì. Gioco di parole. Secondo me su Giuntoli si è esagerato in un modo che è andato a rischiare il comico, ma non c'entra niente Giuntoli. E il racconto di alcuni giornalisti che hanno incominciato a dire
che Giuntoli, la presenza o l'assenza di Giuntoli cambiava la storia della società sportiva Calcio Napoli. L'arrivo di Giuntoli alla Juventus cambiava la storia. Ora Giuntoli è non semplicemente è un ottimo dirigente, un grande esperto di calcio, Ma ai primi anni chi l'ha mai sentito il nome ma di tutta questa Giuntoli? enfasi, soprattutto fatta da alcuni colleghi napoletani che per 6 anni hanno detto: ma su Giuntoli che fa? Non fa niente. Ma improvvisamente era diventato il centro del mondo. Mi è sembrata eccessiva. Ripeto, non sto criticando Giuntoli, che considero un ottimo dirigente. Sto dicendo il racconto che dobbiamo fare noi giornalisti deve essere per forza ricco di enfasi. O è il signor Nessuno, non serve a niente, oppure era diventato l'uomo più indispensabile della storia del calcio. Non è vera nessuna delle due cose. È uno che lavora con determinate situazioni alle spalle. A Napoli ce ne sono state alcune prima, alcune poi. In alcune prima ha fatto fatica, perché ha fatto fatica quando ha dovuto mettere mano all'integrazione dell'organico. Eh sì. Poi dopo ha dovuto aggiustarlo, è stato bravissimo. Quando ha dovuto, da capo, diciamo, della parte tecnica del Napoli, è stato bravo. In una fase non è riuscito granché, in un'altra è riuscito bene. Questa è in sintesi estrema la storia di Giuntoli a Napoli. Adesso arriva la Juventus, figuriamoci se io che sto dicendo tutta la serata di non dare giudizi affrettati, adesso do un giudizio su Giuntoli alla Juventus. Do un giudizio, non do nessun giudizio, faccio la fotografia del momento, ha preso un giocatore. Basta. Uè. Mentre il Napoli continua a fare, come diceva l'amico, i colpi alla Giuntoli, perché? Perché la Perché struttura non sono alla societaria Giunta, è esatta, perché perché li sono chiamiamo, alla Napoli, sono alla perché Napoli. è una cosa giornalistica che Alla chiamate alla Micheli, alla Giunta, ma Pompilio, alla sono alla Mantovani. Napoli e non sono manco alla Napoli, sono tipici. Io oggi ero in radio, ero collegato io contemporaneamente con l'Uomo Monaco. Abbiamo chiacchierato un po'. L'Uomo Monaco diceva che proprio le due società più forti sullo scouting al mondo sono il Lille e l'Eintracht Francoforte. Da caso il Napoli spesso si è interessato a giocatori di queste due squadre perché li vanno a prendere quando costano poco, poi sono uno step intermedio, non sono ancora lo step Napoli, sono dietro lo step Napoli, quindi il Napoli da queste società può prendere i giocatori e certo se riesce a prendere prima che li prendano queste società Trovi sempre il cavo da spesa. risparmia una ventina di milioni, però a volte non ci riesci. Loro che proprio lavorano solo ed esclusivamente su questo ci riescono molto di più e fanno le loro belle regolari plusvalenze questi club. Luigi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, Senta, io buonasera. come tutte le sere sono puntuale. Allora, Sì. ti volevo dire una cosa, ma io ho sentito dire che venerdì escono i motivi, l'audi della VAR. Ma scusa, dopo una settimana questi ti vanno uscire i motivi di che cosa si sono Il detti 1º il settembre, VAR e l'arbitro? venerdì. E allora io dico una cosa, questa è un'altra cosa, una pigliata in giro alla gente, ai Aspetta un tifosi momento, di non tutto ti il muovere, mondo. vediamo innanzitutto quali escono. No, a quali escono? Quelli là di domenica, quelli là Ho sono, capito che quale fanno però. Tu uscire. ti aspetti quello là di Ndoye e Iling del Juventus Bologna. Io non lo Quello so di se esce Bologna, quello. Juventus Bologna. Ho capito che tu ti Quello di aspetti quello. Juventus Tutti ci Bologna. aspettiamo. Vediamo se esce quello. Allora, senta, se io faccio una riflessione oggi, no, non posso dirlo dopo 7 giorni. Quello è il problema. Questa è una via Vabbè, di ma questo è soldi. il problema è che comunque, grazie Luigi, grazie per il tuo intervento, buona serata. Il punto è un altro, che sempre nella comparazione con le altre discipline, non solo per quanto riguarda i challenge, gli star replay, no? Dove sono anche chiamati dalle panchine, e invece nel calcio questo non si può fare e ci dobbiamo battere per far sì che questo possa avvenire. Ma anche per quanto riguarda gli audio, sta storia che devono uscire dopo a cose fatte è abbastanza inutile. Invece l'audio in alcuni sport gli arbitri vanno al microfono, le decisioni gli arbitri NBA, per esempio, vanno al Vengono ascoltare anche in microfono e diretta. te lo spiegano perché hanno preso quella decisione, lo ascolta tutto il pubblico Il presente, sì. presente è il pubblico che sta guardando attraverso la televisione. Quindi il calcio comunque, seppure li fa uscire, sceglie quali fa us fare uscire e dopo quanti giorni farli uscire. Invece,
ripeto, quando la tecnologia c'è, non sfruttarla fa pensare male. La tecnologia oggi permetterebbe di mettere un microfono a bordo campo, l'arbitro va lì e noi sentiamo, vicino al monitor del oppure VAR. Alzare un cursore e fare sentire l'arbitro e quello del VAR che si dicono, ma perché no? Fatelo, no? Fatelo, siamo tutti quanti più sereni, ascoltiamo le vostre conversazioni. Invece risolvi tanti problemi anche di chi pensa alla malafede poi degli arbitri, secondo me. Assolutamente. Cioè, e anche alla questo è quelli che i cattivi pensatori, cioè quelli che pensavano alla malafede, oggi hanno più ragione di esistere, esatto. Perché non c'è più la giustificazione, ma non l'ha visto, ma era coperto mentre correva. Oggi ci sta il monitor che ti mette nelle condizioni di poter rimediare all'errore. E i cattivi pensatori emergeranno anche se tu l'audio lo mostri una settimana dopo, perché certo. Magari possono pensare che è filtrato, registrato da capo addirittura, perché addirittura può pensare questo. Ho un amico che lo pensa, ad esempio, per questo l'ho ieri è arrivata una telefonata. Su cosa l'uno che diceva questa cosa. E non è l'unico, ripeto, anche alcuni amici miei... E io sai cosa ho detto a questo amico che ha telefonato? Non credo. Io sai che ho detto a questo amico che ha telefonato? Ho detto, tu secondo me stai esagerando, però hai ragione a esagerare, perché ci hanno dato motivo di essere così malpensanti, ci hanno dato loro il motivo di farlo, ragazzi. Non è, abbiamo sentito intercettazioni, cose vergognose abbiamo visto, e ci hanno dato, quindi ci hanno di fatto autorizzato a fare la parte di quelli che pensano male. No, noi eravamo ingenuotti e volevamo credere sempre alla buona fede, ci piaceva molto. Ma per credere alla buona fede noi dobbiamo non eliminare gli errori, ma vedere che gli errori capitano una volta a te, una volta a quello, una volta a quell'altro. A quel punto, secondo me, fisiologicamente li avremmo accettati. Cioè, se una volta è a favore di una squadra, una volta a favore di un'altra, saremmo entrati nell'ordine di idee che fanno parte del gioco e li avremmo accettati, perché fanno parte del gioco e bisogna accettarli. Quando li vediamo sempre da determinate direzioni, poi cominciamo a fare cattivi pensieri. Susi. Sì Paolo, ti leggo sempre un messaggio WhatsApp, questa volta da parte di Giuseppe da Procida, che dice: Cassano dice molte idiozie, però su una cosa sono d'accordo, mi pare di vedere Lobotka meno centrale nella manovra, mi sbaglio? Devi stare calmo tu Cassano, aspettiamo, Lobotka per me ha fatto due buone partite, non lo so quanti palloni ha toccati in meno, se mi date la statistica clamorosa, l'amico qui Cassano mi danno la statistica clamorosa, Lobotka con Spalletti toccava 60 palloni, ne ha toccati 20, io mi metto qui e ne discuto, visto che questa statistica nessuno me l'ha portata. 77 ne ha toccati nell'ultima partita della stavolta, di solito ne toccava più o meno lo stesso numero, 85-86. Allora, vedete che dobbiamo stare calmi, perché poi arriva questo rompicacchio di Pierpaolo Patrone dopo un minuto, sempre attivo tra l'altro. Ora con computer e telefono insieme posso Me la distrugge. Allora state a sentire più, nemmeno a me, lasciatemi perdere, ma state a sentire a Pierpaolo, ma nemmeno a Pierpaolo Matroni. La state matematica. A sentire, apprezzate la velocità di Pierpaolo Matroni di darvi delle notizie certe, statistiche riportate da siti che non se ne fregano un cacchio di parlare bene di Lobotka, di parlare male di Garcia, non se ne fregano niente. Sono statistici, pigliano i numeri, stanno già troppo impegnati a fare questo lavoro difficile, non perdono il tempo come perdiamo il tempo molti di noi che quando guardiamo le partite cerchiamo di trovare le cose più astruse. Sandro, ciao. Tanto tocca più Lobotka il pallone rispetto ad Anghissà, secondo chi diceva che comunque Anghissà stava acquisendo un'importanza nemmeno maggiore rispetto a Lobotka, neanche questo è vero. Ciao Sandro. Sandro, buonasera. Volevo fare una considerazione sulla nuova tattica di Garcia. Credo che l'uscita di Kim, che è un aggressivo, un intuitivo, una persona capace di anticipare anche le idee degli attaccanti, abbia portato Garcia a considerare di arretrare un po' la squadra, dovendo utilizzare magari Vangelis o gli altri che sono meno tattici di Kim, quindi coprirsi un po' di più. Però questa tattica secondo me va bene nel campionato italiano per il 50% delle partite, mentre in Europa secondo me non paga. Però noi abbiamo le posizioni medie che non dicono quello che stai dicendo tu, Sandro, scusaci, ma io purtroppo devo chiamare in causa subito Pierpaolo, perché questo eccole qua. Le posizioni medie ci dicono che noi stavamo molto alti, comunque il baricentro è alto, lo stiamo vedendo in onda.
baricentro è molto alto, guarda, queste sono le posizioni Allora ti medie. trovo proprio il baricentro perché è Col qui a due Sassuolo è una passi. squadra che non si abbassa lei, l'abbiamo Eccolo costretta qua. noi ad abbassarsi. Baricentro a 54 metri, quindi comunque più alto di quello del Sassuolo Che lo porta che molto spesso lo alto. porta alto. Quindi Quindi non ci. stiamo parlando di Sassuolo, ovviamente, quindi, ma non di No, no, altre stiamo parlando di squadre. Sassuolo, attenzione, stiamo parlando di Sassuolo che è una squadra che terrà tutti i limiti del mondo, ma cerca di comandare la partita, ha fatto sempre più possesso. Se vai a vedere le percentuali di possesso in Sassuolo-Juventus, scoprirai che il Sassuolo fa più della Juventus, anche essendo inferiore alla Juventus. Fa più Va dell'Inter, bene, immagino, come accetto possesso. il secondo tempo ancora più alto il baricentro, a 58 metri quasi. Dicevo che anche per l'opposto della gente che è stato un poco oscurato da tutte le squadre che giocano sempre in 10, sacrificando non solo Bottega, penso che abbia riversato un po' di interesse in più su Raspadori che possa fare in avanti quello che Bottega fa dietro al centrocampo. E di fargli smistare più palloni come Ragazzi, io su giocano questo mi devo qui. ripetere, Sandro, io vorrei aspettare più partite, per il momento è una Sicuramente, sensazione barra informazione che abbiamo ricevuto da qualcuno che ha parlato troppo presto, troppo in fretta e una cosa ve la do per certa, quelli che hanno detto queste cose non hanno avuto la capacità nostra, di questa trasmissione parlo, di andare a vedere poi questi numeri. State sicuri che non ce l'hanno proprio l'umiltà. Sono persone che dicono è così, vedono la partita e sparano sentenze, non hanno proprio l'umiltà che invece ci caratterizza. Io non ho la presunzione di dire io ne ho capito, ogni cosa, guarda, ma secondo me abbiamo fatto il po', però io vado da Pierpaolo, Pierpaolo me lo confermi, Pierpaolo mi va a vedere così le statistiche, cioè non ho la presunzione di aver visto la partita e capito tutto, perché ragazzi è molto difficile aver capito e memorizzato tutto vedendo la partita, anche per chi la vede in maniera maniacale come me, ossessivo, con gli occhi sgranati e così. Figuriamoci altri che ne vogliono parlare e secondo me mentre la vedono, chissà quanti volte sa Izzene per fare di cosa e parlano con l'amico vicino e cambiano canale e poi sparano sentenze. ma perciò io seguo la sua trasmissione Grazie e la assai, seguo Sandro. sicuramente. Grazie Sandro, grazie assai. Un messaggio di Susi, poi ci fermiamo un attimo. Sì, buonasera Paolo, non pensi che l'idea di far giocare di più Raspadori possa creare problemi? Credo che in ogni ruolo dell'attacco ci sono già degli specialisti, anche lo stesso Politano, difficili da scalzare. Allora, noi abbiamo visto prima che abbiamo sei, con Zerbini sarebbe sette, ma diciamo abbiamo sei attaccanti. Io spero che avremo 53 partite. Quindi, secondo me, quest'anno non so. Dove, in che ruolo giocherà di più, giocherà di meno. Penso che giocherà di più rispetto all'anno scorso Raspadori, ma non penso che sarà un titolare inamovibile a discapito di altri. Questa è la mia veloce opinione sulla stagione che dovrebbe essere molto migliore individualmente per lui, per minuti, per gol e per tutto per Raspadori. Ringraziamo alcuni amici. Eccoci qui, vado subito da Susi con un paio di messaggi. Sì, ti leggo un messaggio di Enzo che dice che lui è tifosissimo del Napoli, ma se non compra un difensore di fascia superiore quest'anno non si supera neanche il girone di Coppa dei Campioni, perché con questa difesa si può fare solo il campionato e vincere solo contro squadre di basso livello. Vediamo, troppo presto, un messaggio che non dico che è sbagliato, ma è sbagliato mandarlo adesso. Potrebbe essere giusto, mi auguro fortemente di no, fra qualche mese, ma è sbagliato mandarlo adesso, perché noi non possiamo fare i maghi, dobbiamo fare gli osservatori e oggi è magia allo stato puro, è dote di chiaroveggenza sapere già che Nathan non è bravo e non è all'altezza, non si può fare in questo momento. La preoccupazione la condivido, lo sputamento di sentenza Non no. l'abbiamo ancora La visto. preoccupazione è condivisibile però, io non sto dicendo in contrapposizione a quello che dice lui, no, guarda, non ti preoccupare, è fortissimo, diventerà il miglior difensore del mondo, non sto facendo questo. Susi. Un altro messaggio da parte di Maria che scrive: mi è parso in queste due gare meno ampiezza con gli esterni che si accentrano, più un 4-3-2-1 che 4-3-3. Convenite? Ma i giocatori stringono, ora meglio esterni è difficile, ne abbiamo avuto per tanti anni Insigne che veniva dentro il campo, l'anno scorso veniva dentro il campo Kvaratskhelia, Lozano ti dava più ampiezza, Politano a piedi invertito veniva più dentro il campo, dipende dalle partite, dipende dalle caratteristiche degli interpreti, ora noi conosciamo le caratteristiche di Politano,
conosciamo le caratteristiche di Kvaratskhelia, bene bene le conosciamo, no? Invece quelle lì di Raspadori, non è che non le conosciamo, ma Raspadori da esterno è un giocatore ancora da scoprire, Lindstrom è un giocatore che noi nel Napoli dobbiamo tutto scoprire, quindi su quattro esterni, chiamiamoli esterni, del 4-3-3, quattro interpreti dei ruoli a destra e a sinistra del 4-3-3, due li sappiamo bene che cosa possono fare e due li dobbiamo vedere se possono portare qualche cosa di diverso con i movimenti. Francesco, ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, un saluto anche a Pierpaolo e a Susi e complimenti, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie, grazie. Volevo fare una domanda su Zanoli, no? Ho visto che ne avete parlato, però io più che sul, diciamo, sulla sua permanenza o la sua partenza, mi ponevo una domanda. Dato per buono che rimanga, anche se sappiamo, abbiamo detto che non è detto che sia così, però dovesse rimanere Zanoli, al di là della preoccupazione, il dibattito che abbiamo avuto su giocherà poco perché Di Lorenzo non gli lascerà spazio, ma facendo tutti gli scongiuri possibili, quindi guardando la parte, la vicenda dall'altro lato, ma se dovesse Di Lorenzo assentarsi per un mese, due mesi, per n motivi, ma Zanoli secondo voi adesso, forte dell'esperienza di sei mesi dell'anno scorso da titolare da Sampdoria, sarebbe capace di non farlo rimpiangere? Vabbè, non farlo rimpiangere, non fare una domanda troppo, prima non farlo ancora rimpiangere troppo. Non farlo rimpiangere troppo, oggi faccio fatica a immaginare un giocatore fortissimo a livello di Di Lorenzo che viene a Napoli e si mette alle spalle di Di Lorenzo, quindi il gap tra Di Lorenzo e la sua alternativa è una cosa che devi gestire, sì, in questo momento la devi gestire, però questo discorso non è un discorso del Napoli, è un discorso quando hai giocatori così sopra il livello medio che vale per tanti, si possono fare tantissimi, anche per le big. Si possono fare tantissimi altri esempi. Però secondo te Paolo, secondo voi Faraoni darebbe più garanzie rispetto a Zanoli? Ma non è questo, no, forse come rendimento ti potrebbe dare pure qualche cosa in più Zanoli come rendimento, anche se Faraoni è un buon giocatore. Il problema è lo stato d'animo del ragazzo. Faraoni viene bello tranquillo, accetta la prima volta in carriera, ha una buona età di fare una cosa così, di giocare in una squadra così forte, fare la cena. Zanoli sappiamo che sta un po' soffrendo questa situazione, perché tra l'altro, come ho detto più volte, il problema non è limitato a non è circoscritto a quest'anno, perché oggi nessuno può dire a Zanoli giocherai tante partite quest'anno, ma non si può dire a Zanoli nemmeno ne giocherai tante nei prossimi anni, perché Di Lorenzo ha firmato per altri 4-5 anni a Napoli. Questo è il punto. Quindi Zanoli lo sa, chiaro, però e diciamo perciò No, dico il punto di vista, Paolo, l'anno scorso, due anni fa, quando si parlava di Zanoli, la paura, la preoccupazione era: ma sarebbe in grado di sostituire qualche partita di Lorenzo? Non lo sappiamo. Sì, no? Vabbè, in due anni è cresciuto più, parecchio. Adesso questo Zanoli qui mi fido molto, però è lui che non lo so se vuole fare per qualche partita, ecco, questo è il punto. Grazie, ti devo salutare. No, mi hai risposto, grazie. Vado da Susi velocemente, poi andiamo proprio alle conclusioni. Sì, ti leggo questo messaggio da parte di Luca. Buonasera Paolo, Susi e Pierpaolo. Non oso immaginare un'esplosione di Lindstrom sul versante destro pari a quella di Kvaratskhelia sulla sinistra. Apriti cielo, io mi sto già limando le unghie. Speriamo davvero. Io l'ho sempre detto che noi a destra abbiamo avuto l'anno scorso Politano, anche Lozano, che hanno fatto abbastanza bene. Avessimo avuto uno che faceva quello che ha fatto Kvaratskhelia dall'altra parte, saremmo stati ingiocabili. Sì. E quindi se Lindstrom è quello che ci fa fare questo salto in avanti, non possiamo che esserne felici. Pierpaolo, un'ultimissima. Ho visto che preparavi un po' di fasce, sì, però questo ne parliamo domani. Non ce la facciamo più, domani sarà. Lo volevo fare adesso perché sarebbe stato il pre, perché domani poi quando domani si va in onda ci saranno già con i gironi. Ci sarà già il girone. No, l'ultimissima che ti do è, non riguarda il Napoli, riguarda l'Inter, ma anche il Napoli per certi versi, perché l'Inter è vicino a Ndombele. È incredibile, ma sì, l'Inter deve fare un ultimo centrocampista per chiudere il mercato. Stanno decidendo se fare un play, quindi uno che possa fare l'alternativa di Çalhanoğlu, c'è Maxim Lopez, tra l'altro ex obiettivo del Napoli, comunque un nome accostato dal Napoli, o una mezzala fisica per dare un'alternativa poi a Barella e Frattesi, che sono Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Çalhanoğlu che può giocare in questo momento, hanno Sensi, quindi servirebbe una mezzala fisica. Stanno provando a prendere Ndombele, non diciamo niente, lo prendono, gioca poco secondo me, però è un giocatore che può essere pure più adatto a quel calcio lì, sai, tutto che vanno subito dentro, può essere più adatto rispetto al nostro calcio. Ci vediamo con voi due venerdì, ci vediamo domani sera
un nuovo appuntamento. Ah, tu domani non ci sei per il girone, li commentiamo poi insieme venerdì, che facciamo la chiusura di mercato. Domani sera ci vediamo per commentare i gironi di Champions. Grazie a Susi Fiorillo. Grazie a te Paolo, ci vediamo venerdì con te Venerdì, Pierpaolo. grazie a Pierpaolo Matrone. Grazie a te, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, vi do subito un attimo solo, dovete avere un attimo di pazienza, perché il film è Professor Dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste. Non ricordavo tutto il titolo completo, l'ho voluto dare, il protagonista lo ricorderete sicuramente chi è uno strepitoso film con Alberto Sordi. E poi la replica alle 22:52. Appuntamento a domani, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.